Allora, mi ricollego un attimino al discorso che è solo accennato del prefinanziamento. Forse vale la pena di sprecare due parole in più per spiegare come il consorzio fa i prefinanziamenti, cioè il discorso del prezzo sociale, anche perché c'è un modo. Non è tanto bravo a vendere, ma con il risparmio sociale fare i primi 10 punti finanziatrice del consorzio. Quindi vai, una parola su questo. Sì, la richiesta di specifica è opportuna perché io non l'ho citato. In realtà il consorzio, oltre a fare la sua attività tipica, che è quella di tipo commerciale, si avvale di uno strumento che è vitale per la sua sussistenza, che è quello del prestito sociale. Cioè la bottega raccoglie i prestiti dai suoi soci e il consorzio raccoglie il prestito dalle sue botteghe. Questo consente al consorzio di avere un polmone finanziario significativo, anche perché i tassi di interesse riconosciuti sono significativi. Non so quanti oggi riconoscono i tassi di interesse. E quindi questo consente al consorzio di avere anche una capacità di autofinanziamento ed è, diciamo così, quello zoccolo che poi ti permette di fare anche le attività di finanziamento ai produttori che si realizzano sotto forma di prefinanziamento. Questo è importante perché alcuni analisti che hanno guardato il nostro consorzio ci hanno fatto notare, insomma, che questa dinamica finanziaria conta molto per noi. È una delle leve sia per le botteghe che per il consorzio. Per le botteghe perché spesso laddove ci sono delle, cioè laddove non c'è una situazione commerciale floridissima, però questa dinamica del prestito ti consente comunque di avere dei ritorni che in qualche modo compensano dei deficit commerciali. E per il consorzio ovviamente è molto utile perché avere un tuo prestito interno ti consente di ricorrere meno al prestito bancario, di pagare meno interessi passivi, insomma di essere meno appeso al mercato di quel che altrimenti saresti. Dunque non voglio aprire un contenzioso sui formaggi perché noi adesso cioè l'idea di fondo è stata quella di avere dei compagni di viaggio e aprire le frontiere del commercio più solidale. L'abbiamo fatto in maniera di getto, anche senza. Personalmente ho anche valutato l'ipotesi dei gas. Il problema dei gas è che non sono un movimento strutturato. Noi volevamo partire con delle organizzazioni strutturate.
Dopodiché qualsiasi forma di collaborazione, di sinergia, di mutuo interscambio è, cioè, io ho scritto un documento ufficiale del Tonarcato sui gas, l'ho scritto io qualche tempo fa, e si diceva chiaramente che il rapporto con il gas doveva essere un rapporto prioritario. Qui siamo al punto di partenza, siamo alla linea zero. Nella misura in cui quei gas si costruiscono dei rapporti che ti consentono di commercializzare nei termini che noi riteniamo si debba commercializzare, ben venga. Ovviamente il problema qual è? Che tu, per avere un sistema di un marchio dell'altra economia italiana, chiamiamola così, sull'area italiana, tu devi avere anche un sistema di monitoraggio. Perché, ripeto, siamo esseri umani, siamo deboli, ci sono quelli che tirano le gabole, ci sono le fregature, basta che uno faccia il furbo che si rovina la reputazione di tutti quanti. Poi se succede nel terzo mondo è più facile gestire, se succede qua è un attimo che viene. Quindi noi abbiamo anche un problema di controllare che quello che commercializziamo sia coerente con quello che proclamiamo. E quindi dobbiamo costruire un sistema, ripeto, siamo al punto zero, cominciamo dal mese di giugno, e dobbiamo costruire un sistema che ti consenta di essere ragionevolmente sicuro che quello che dice al tuo cliente ha dietro di sé una verità di fondo. Se questo riusciamo a costruirlo con Slow Food, bene; se lo facciamo con AIE, meglio; se lo facciamo con il gas, meglio ancora. Non c'è preclusione, però ovviamente ci deve essere un disciplinare che viene rispettato, e il disciplinare genera pone dei vincoli. Adesso non so se sarà relativo al latte caldo pastorizzato o al latte crudo, però no, lo dico perché sono un emerito ignorante in materia, se mi piacciono molto i formaggi, però ci deve essere un disciplinare, e quindi noi apriremo a giugno un tavolo tecnico in cui i rappresentanti delle organizzazioni costruiranno insieme. Noi l'abbiamo già scritto i criteri del domestic fair trade, però ovviamente adesso li dobbiamo negoziare con loro, perché poi i produttori biologici hanno la loro, Slow Food c'ha la sua, Libera c'ha la sua, cioè, quindi dobbiamo costruire una tabella di criteri che sia ragionevolmente utilizzabile, che non deve essere una cosa complicatissima, però che ti consenta alla fine, quando tu metti in vetrina un prodotto con marchio solare italiano, sei abbastanza sicuro che quello che vendi non ha dietro cose che non vorresti che ci fossero. Giusto, la ringrazio perché almeno per i docenti questa sera è stato un corso di aggiornamento, è molto utile su certi argomenti, anche perché non sempre abbiamo l'occasione. Una cosa positiva. Devo dire una cosa, però, al momento in cui si fa solidarietà italiana, quindi si va a inserire questo tipo di attività sul mercato italiano, in che misura un'attività del genere può andare a intaccare quantitativamente e qualitativamente il mercato del lavoro e anche il commercio in Italia, nel settore agricolo, per esempio? Non te lo so dire. Cioè non sono in grado di fare delle stime su quanto possa. Io sono convinto che questo possa recare un beneficio. Quanto grande possa essere questo beneficio dipende da molti fattori. Dipende soprattutto da quanto le altre reti si metteranno seriamente in gioco. E fino adesso hanno espresso in maniera molto determinata questa volontà. Dipende da quanto crescerà questa cosa. Adesso non dobbiamo sognare, non dobbiamo pensare a scenari che vanno al di là delle nostre capacità, perché poi ci sono dei limiti anche gestionali, cioè noi abbiamo un magazzino di un certo tipo, possiamo commercializzare una certa quantità di roba, però sai, nel momento in cui AIA e Libera sono due organizzazioni molto importanti in Italia, molto rilevanti. Io sono stato al congresso di Slow Food che c'è stato sabato e domenica, e c'erano 750 delegati, c'era il ministro dell'agricoltura, cioè, sono organizzazioni che hanno un peso, quindi nella misura in cui noi riusciamo a costruire una sinergia operativa seria, io credo che possiamo
un po' di lavoro lo possiamo creare, questo, un po' di lavoro decente, dignitoso lo possiamo creare. Quanto sia questo lavoro, francamente, non te lo so dire. Prego. Mi chiamo Vito, vengo da Como, accetto l'analisi nel senso che non da autorità, la faccio mia, la condivido, eccetera, eccetera. E per le letture che ho fatto, per l'esperienza, sono vecchio, eccetera. Ma a proposito del manifesto, non è possibile, poiché lei ha detto che è aperto, pensare alle associazioni delle cooperative non per proiettarsi alle grandi, che di mutualità ormai chissà dov'è, ma proprio perché l'esigenza è di portare a l'intreccio di produttore e consumatore, riunificare ciò che il capitalismo ha frantumato, capitale, lavoro, consumatore, produttore, eccetera, eccetera, le associazioni dispongono sul territorio di numerose, ma numerosissime cooperative di consumo, quelle di un tempo, di modestissima entità, che ormai non fanno più consumo, tutto al più il circolo, tutto al più il punto del ritrovo, del bar, ma dispongono di immobili di notevole considerazione e entità. Gli anziani sono la base sociale. Quasi sempre chiudono i bilanci, se non in perdita, appena appena, per non... Se io sono dentro a una delle associazioni, ma conosco molto bene le altre, i rapporti molto buoni, eccetera, eccetera, da vari anni, non sanno che fare, perché questi anziani non cedono di un millimetro ai giovani, hanno un pessimo concetto, pur essendo nati nella cooperazione, tanto di cappello per ciò che hanno inventato, per ciò che hanno fatto, eccetera, eccetera, ma adesso un po' di gelosia, un po' di questo e di quest'altro, se si pone loro la necessità di aprire ai giovani a nuove attività, a nuove cose, scattano una serie di meccanismi che è quasi di chiusura o di rifiuto. Invece, godendo di questi aspetti, e di strutture e di possibilità di rinvigorire proponendo nuovi oggetti e nuove attività, non sarebbe possibile da parte vostra, valutando questa opportunità, cominciare a bussare alla porta di queste associazioni, che sono le solite tre, tutta Italia, non è che siano, dico tre, la Lega, la Confor e la GC, quelle di rilevanza su tutto il territorio nazionale. Può essere. Però bisogna essere molto realisti sulle proprie capacità, diciamo così, fisiche di reggere gli sforzi. Cioè, noi dobbiamo partire guardando, sognando in grande, guardando, però gli sforzi e le scelte devono essere commisurate alle capacità gestionali. Questo lo dico da presidente del consorzio, quindi parlo del consorzio. Noi non siamo in grado oggi di, come consorzio, rilevare punti vendita per ragioni politiche, perché la maggior parte delle botteghe non è d'accordo sul fatto che il consorzio svolga un ruolo di venditore al dettaglio, e quindi la nostra attività commerciale passa tramite le botteghe oltre che tramite i mercati esterni. Ora, se dovesse aprirsi la possibilità di commercializzare attraverso altri vettori, quali le cooperative, possiamo ragionarne. Certo, altro mercato oggi non è in grado di gestire direttamente dei canali commerciali di quel tipo. Dipende poi da che cosa vuol dire. Cioè, se questo tipo di collaborazioni si stringono a livello locale con le botteghe locali, questo è benvenuto, questo è manna per il consorzio. Però è una relazione che si instaura fra la bottega di commercio in solidale e la cooperativa a livello locale. Altra cosa è dire una relazione che si instaura fra quella cooperativa e il consorzio. Allora la cosa diventa più complicata. Però parliamo,
Io non lo trovo solo così, io lo trovo auspicabile. Io credo anzi che per molte botteghe sia una delle soluzioni per la sostenibilità, per dirlo anche molto chiaramente. Cioè, la logica che noi usiamo come consorzio a livello nazionale deve essere anche una logica che si usa a livello locale. E quindi laddove ci possono essere dei rapporti, delle sinergie, delle collaborazioni anche molto forti che si creano con cooperative locali, con sistemi commerciali locali, con anche altri attori, fatto salvo che devono rispondere dei requisiti di minimi di eticità, insomma ci deve essere, cioè, non con chiunque, ecco. Però laddove c'è un genuino spirito di cooperazione, perché no? Perché no? Io trovo, proprio vedendo, proprio diciamo un pochettino a distanza e da certi versi, non dico neofita perché in famiglia ho degli attivisti del commercio e così di dare, ma vedendo a distanza, io trovo affascinante proprio questa prospettiva. La prospettiva di un'economia basata su altri valori. Quando dicevi prima che in una situazione di calo delle vendite il problema che vi siete posti era di salvare i posti di lavoro, pur mantenendo realisticamente il fatto che per vivere bisogna, diciamo, vendere, ecco, per me lì c'era la chiave di un'economia altra rispetto a quello che sentiamo in giro, no? Che l'unica variabile sacrificabile è l'uomo, no? Economia, ma alla fine puoi far fuori tutti, basta che i profitti salgano. Per me lì c'è proprio la chiave per una rivoluzione, e infatti mi affascina l'idea, mi veniva proprio da chiederti, ma in fondo dall'altra parte del mondo, certo, ma adesso qui, e poi l'hai detto tu, no? State ponendo questo problema. Trovo anche interessante questa sinergia con grandi organizzazioni come Libera e appunto anche Slow Food, salvo un tono, senza voler essere polemico, ma visto che qui c'è un bel clima di dibattito, di Slow Food che trovo vagamente borghese, nel senso mi piacerebbe che si aprisse ad un livello più popolare, più collegato con la realtà del territorio. In questo senso mi è piaciuto molto l'intervento suo, salvo che anche, diciamo, i produttori di formaggio locali e altri sono tutti, ci tengono molto alla loro identità, quindi magari poi si incavano, perché io capisco, voi dovete tenere dei criteri abbastanza oggettivi, però sarebbe bello raccordare la sensibilità anche culturale di Slow Food con una sorta di mappatura del territorio, perché allora ritorno all'economia umana. In questo senso capisco le botteghe come, se non fanno relazione col territorio, sono delle succursali di una multinazionale alternativa che CTM, scusami la provocazione, e solo se fanno relazione col territorio. In questo senso, a mio avviso, stasera siamo qui in una scuola. Io sono contentissimo di vedere i pochi ma buoni colleghi, perché le rivoluzioni le fanno sempre le minoranze, le masse poi arrivano dopo. Ci sono dei ragazzi, ed è, voi dovreste essere felici perché nelle vostre accolite è bellissimo, per la linea di massima, il futuro lo vedete i quattro gatti, invece ci sono cinque gatti, sei, sette gatti. Secondo me anche dei ragazzi è da dire questa cosa, l'economia è una cosa diversa. Quando prima hai detto, ci siamo, non abbiamo cacciato via il 30% di persone che non servivano più, ci siamo ritrovati invece da dire, qui cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo lavorare tutti, perché non si può sognare che possiamo vivere senza produrre qualcosa. Però cominciamo a contrarre i nostri stipendi. A me sembra rivoluzionario solo questo concetto. Se appetisce qui, io penso che diventa una cosa veramente rivoluzionaria nel senso bello del termine. Cioè l'economia ritorna con al centro l'uomo e non profitti improbabili di soggetti particolarmente odiosi. Quello volevo dire. Bravo. Ma voi dite invece se avete pensato a una politica di prezzi di questo settore, nel senso che se non c'è il rischio che diventi un metodo di produttivi destinati a un target che non si vede disabilitato, e quindi comunque condannate in una maniera della nicchia, perché io ho visto sia prodotti di società italiane, sia quelli di prodotti che qualche volta sono già trovati. Sì, l'obiezione è molto pertinente, però è un'obiezione che molti ribaltano anche sui nostri prodotti tradizionali. Cioè,
qui bisogna dirsi con chiarezza che anche i prodotti che sino ad oggi noi abbiamo venduto non sono prodotti per la massa dei consumatori, soprattutto non sono prodotti accessibili a quella fascia della popolazione che verso i maggiori difficoltà. Questo è un problema, però questo attiene alla scelta del prezzo equo, cioè nella misura in cui tu decidi di remunerare di più il produttore, alla fine il listino in qualche modo ne risente, cioè non puoi avere la moglie piena, no, come la botte piena, la moglie ubriaca, cioè non puoi avere il produttore pagato meglio e il prezzo finale che è un prezzo da Lidl, da discount. Questo è molto difficile, quindi è vero che i prodotti del commercio consolare, e quelli tradizionali e quelli del solare italiano, hanno questa caratteristica per cui non si rivolgono a un target diffuso, ma richiedono una certa capacità di portafoglio, che non vuol dire che uno deve essere ricchissimo, però insomma i più poveri certamente non se li possono permettere. E questo credo che sia un nodo insolubile. Per come abbiamo strutturato il commercio consolidare, sia insolubile, a meno che, cioè insolubile a queste condizioni di mercato e a queste condizioni, diciamo così, istituzionali. È ovvio che, per esempio, qualora, ma questo è un altro piano, dovesse esserci una nuova condizione di contesto istituzionale, cioè legislativo, cioè qualora si riconoscesse che il commercio equo e solidale non è for profit e quindi può valersi di una serie di vantaggi fiscali, per esempio, allora cosa cambierebbe? Perché a quel punto lì, quella frazione di costo che lo Stato mi toglie perché non pago più intermettere imposte, io la posso ridurre sul prezzo di listino. E allora, ma questo è... Da questo punto di vista non siamo stati proprio lungimiranti nelle nostre visioni politiche, perché qui quello di cui ci sarebbe bisogno è di una legislazione che riconosce anche al commercio ecosolidale la natura di onlus. Invece, siccome il commercio ecosolidale è in prima istanza commercio, è sottoposto a tutte le normative di tipo commerciale. Tu mi capisci che se l'IVA invece che pagarlo in un certo modo la pago in un altro, allora cambia per me anche la possibilità di agire sul prezzo. Per come stanno le cose adesso, questa è una cosa che... Cioè me lo dicono in tanti, mi dice anche mia moglie, ma cioè, insomma, quella roba qua è cazzo, è caro. Comunque per fortuna non abbiamo ancora cominciato questa discussione, quindi già dobbiamo in mal di testa a pensarci, però è una discussione che si farà, abbiamo già stabilito l'11 giugno ci troveremo, adesso stiamo aspettando la risposta di Slow Food, gli altri ce l'hanno già data, arriverà la risposta di Slow Food e ci troveremo in quattro intorno al tavolo e cominceremo a dire questa è l'agenda della discussione e uno dei capitoli ovviamente saranno dei prezzi, saranno le forniture. Certo. Va bene, va bene. Grazie. Se va bene, va bene così. Vedo che Vittorio ha...
sono ho finito, ho esaurito, spero abbia contentato tutti. E io vi ringrazio della partecipazione, vi rammento che dal 18 giugno è il ventennale di apertura della bottega di Erba, quindi è un mercoledì e in quei giorni faremo qualcosa, e quindi vi invito a passare in bottega, come invito a passare anche dalle altre associazioni e libreria che hanno contribuito a organizzare questi incontri. Spero, anzi vi do appuntamento a questo autunno, perché spero, anzi sono quasi certo, che riusciremo ancora a organizzare qualche altra serata che spero riterrete interessante. Grazie. Alessandro? Bisogna dare una comunicazione saldandomi a questi belli incontri che abbiamo fatto. Il 22 maggio, quindi giovedì prossimo, una lezione che cerchiamo di organizzare. La dottoressa Maria Grazia Brambilla ci parlerà, abbiamo pensato questo titolo: Economia mala, Wall Street, speculazione, agenzie di rating per una finanza che divora l'economia. Ci spiega cosa non va e spero che arrivino tanti ragazzi, specialmente degli amministrazione, finanza, marketing, perché dovete capire l'economia, che cos'è quella, una delle economie, cioè quella che adesso sembra l'economia con le maiuscole, ma in realtà è quella che sta massacrando il mondo. E poi stiamo organizzando, e sono realtà così vitali che sono difficili da mettere d'accordo, sono così anarchici che trovarla da... Però invece un'altra serata, il 28 maggio, dal titolo Si può fare, alcuni esempi concreti sul territorio di aziende che riciclano, creano valore, rispettano l'uomo, rispettano l'ambiente. Quindi la Runa, e qui ci sono anche persone che conoscono benissimo questa realtà, questa cooperativa di giovani che ha rilanciato l'idea di un'agricoltura, ma con un'attenzione all'ambiente, con un'attenzione all'integrazione, con una vitalità che li porta ad essere didattici. Il Larobatorio di Como, quelli più imprendibili, però imprendibili, ma anche loro, gente che fa integrazione, gente che aiuta, che ha un discorso di solidarietà di base, col concetto di sviluppo dell'idea di creatività collegata con il riciclo. E poi Luciano Mazzola, che conoscete senz'altro, che con la stessa vitalità, con la stessa intensità, con la stessa passione per quello che fa, che è un'economia diversa, non contano solo i danni, quanti ne fai, puoi vendere tutto, anche la cocaina, ma conta quello che fai perché ci credi, è colui che affronterà il tema della biodiversità, perché appassionato come di api, è collegato con degli insettuzzi che se muoiono moriamo anche noi. Ecco. Quindi capire che questi sono concetti economici, non sono concetti di persone particolarmente originali, eccentriche, ma persone vitalissime che progettano un'economia diversa che poi va a saldarsi con quella che in qualche modo i colossi di un'economia alternativa, che sono loro, già sta proponendo. Quindi è la direzione di un mondo nuovo in fondo, no? Che cerchiamo nel nostro piccolo di proporre. È bello che siamo qui anche con amici, parenti, colleghi, insegnanti, ragazzi che sono venuti, è rarissimo che ci siano i ragazzi. Prima abbiamo beccato anche qualche quindicenne, sedicenne che ha cercato di capire qualcosa, e questo è rivoluzionario. Se poi i nostri colleghi diffondiamo anche agli altri, facciamo capire anche alle sedi associate che siamo tutta una grande scuola e che quindi possono venire qui anche in tanti, tanto meglio anche per noi. Per non fare già tra noi le divisioni, così noi no, i Paesi Baschi, autonomi, eccetera. Grazie, scusate.